Era venuto Luciano Bianciardi o chi altro fosse nella città del miracolo per abbattere il torracchione, ma non aveva pensato alle signore che lavorano con compiti direttivi nelle aziende editoriali. Le signore che pagano le traduzioni un tanto a pagina, ma non sono mai contente, e poi sono materne, morbide, gentili, inflessibilmente gentili, inflessibilmente materne. Benedetto figliolo, ma perché non ha seguito i miei consigli? Io lo dico sempre ai traduttori, non cercate di inventare, state sempre dietro al testo, che oltretutto è più facile. Lei poi tende a saltare, a omettere parolette che invece vanno lasciate perché hanno la loro importanza. Locuzioni dialettali. Lei ha questo difetto, le locuzioni dialettali, come tutti i toscani del resto. Vuole un consiglio? Si faccia prima le nostre con qualche editore di noi. Tra i due, trovate i miei segnali e si ricordi i miei consigli. Era venuto nella città del miracolo per abbattere il torracchione alto e disumano, per far fuori definitivamente i colpevoli delle morti, dei guai, delle miserie di tutti. Era venuto per compiere la missione che, senza parlare, gli aveva affidato Tacconi Otello, ex consigliere provinciale e oggi stradino per conto della provincia. Questa era la missione che lui doveva compiere. Ma la città, sì, Milano, Francoforte o New Haven, la città l'ha schiacciato, ha spento in lui ogni ribellione, ogni energia. E ora? E se ora ritorno al mio paese e ci incontro Tacconi Otello, che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin da ora. E io cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda Tacconi, lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo. Lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta e la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche. E se riesco a campare, credi pure che la vita è agra lassù.